Fase nazionale playoff all'Adriatico, pubblico delle grandi occasioni, 9.300 spettatori. Zeman conferma l'11 schierato a Verona nella sfida di giovedì scorso. Recuperato l'ex Filippo Pellacani, comincia dalla panchina, entrerà dal primo minuto della ripresa in luogo di Brosco, non al meglio. A sorpresa, Fresco cambia 4 uomini e opta per la difesa a 3 dal primo minuto. Mazzolo sulla fascia destra tra le linee Nalini, alle spalle di Casarotto e Christoffersen, gigante norvegese 195 centimetri, arrivato in prestito dalla Salernitana a gennaio. Partono dalla panchina Danti, Fabbro, Gomez e Alfredson, tutti entreranno nel corso della ripresa. Comincia bene il Pescara, siamo al 14esimo, non ci sono le azioni iniziali, qui però i primi pericoli per la difesa biancazzurra. C'è Casarotto che affronta Brosco, sbaglia la postura Brosco, il pallone in mezzo all'altezza del secondo palo, c'è il gol di Christoffersen, quarta rete in questa stagione per il gigante norvegese, classe 1997, 26 anni già compiuti. Nella prima parte, prima nei primi minuti, il Pescara si era reso pericoloso, poi però troppo spazio, poco equilibrio nella fase di non possesso, e Casarotto è molto bravo, affronta Brosco che però sbaglia la postura nell'uno contro uno con il brevilino attaccante maglia numero 90 della Virtus Verona, che lo scorso anno giocava in eccellenza con il Montecchio. 43 gol tra campionato, playoff e spareggi. C'è poi il pareggio subito dopo, 17esimo, il lancio illuminante di Palmiero, la torre, la sponda di Facundo Lescano, si fa perdonare Brosco, e questo è il quarto gol in stagione con la maglia del Pescara per Brosco, 401 presenze in carriera per il classe 91. Rivediamo ancora Palmiero, alza la testa, illumina all'altezza del secondo palo proprio Facundo Lescano, la sponda, la torre, e poi di testa sempre Brosco a superare il portiere avversario Giacomel. E dunque 1-1 dopo due minuti, siamo al 17esimo, il Pescara reagisce prontamente. Guardate la curva nord, che spettacolo, sold out la curva nord, Marco Mazza dei tifosi pescaresi. Qui lo spunto di Rafià, che è stato tra i migliori nel primo tempo, soprattutto in fase di possesso, la sua conclusione, una bomba, un gran destro centrale, respinge però il portiere Giacomel, e poi c'è il rilancio, guardate Casarotto, sempre lui, palla in mezzo per Christoffersen, devia il pallone Plizzari, decisivo, ma che occasione per Christoffersen, per la Virtus Verona. Praticamente sbaglia un gol fatto, anche se è stato molto bravo Plizzari a deviare a fondo capo. Poi nella ripresa comincia benissimo il Pescara, soprattutto con delle Monache che semina lo scompiglio, dribbling ubriacante, palla indietro al ritroso, l'inserimento di Kraja, il pallone calciato a pelo d'erba, nulla da fare per Giacomel. Siamo al minuto 49, dunque al quarto della ripresa, il Pescara si porta in vantaggio, dunque ribalta la situazione, lo sguardo di Zeman concentrato, non era contento del primo tempo in cui la Pescara ha concesso troppo agli scaligeri. Kraja, il suo primo dei due gol, sarà protagonista di questa partita, poi arriverà la doppietta sugli sviluppi di un calcio di punizione che stiamo per vedere, ma l'azione di delle Monache è fantastica, strepitoso il classe 2005, ancora tra i migliori in campo, se non il migliore anche in questa partita. Ancora delle Monache, serie di finte, entra in area, viene steso da Fara, che viene anche ammonito, maglia numero 6, classe 89, difensore centrale della Virtus Verona, l'arbitro è Collu della sezione di Cagliari. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione arriverà il gol del 3-1 firmato proprio da Kraja, ci prova Palmiero, la respinta della barriera, e poi ancora Kraja, tiro radente che sorprende il portiere Giacomel, che vede il pallone sbucare da una selva di gambe proprio all'ultimo momento. Prima doppietta in carriera per il classe 2000, arrivato in prestito dall'Atalanta. Sono 3 complessivamente i gol segnati da Kraja in questa stagione, non segnava in realtà da tempo immemore, una delle prime giornate, nello 0-4 dello Zaccheria di Foggia, una partita straordinaria giocata dal Pescara, allora allenato da Alberto Colombo. Rivediamo ancora la conclusione velenosa di Kraja, facsimile della prima marcatura, anche se da distanza sicuramente diversa, una distanza diversa dai 20 metri, il pallone si infila praticamente tra palo e portiere, nulla da fare per Giacomel. Siamo arrivati ora al 64esimo con le immagini, il tentativo ancora della squadra scaligera, c'è però la posizione di offside di Talarico,
anzi di Danti, se non vado errato, che è entrato in corso d'opera. Infatti l'offside, la posizione irregolare è evidente, poi il gol di Talarico, però tutto fermo perché c'è la segnalazione del secondo assistente del direttore di gara Collo della sezione di Cagliari. Poi ancora Pescara con il cross di Cancellotti, il colpo di testa di Lescano che però si aiuta andando a spingere il suo dirimpettaio, il colpo di testa vincente, tutto fermo, c'è l'irregolarità, l'infrazione che viene segnalata a Lescano, insomma si vede ad occhio nudo la spinta ai danni del difensore centrale. Poi ancora il Pescara con questa uscita però direi salvifica ancora del portiere avversario Giacomo il Bravo a scegliere il tempo giusto, tocca il pallone, forse anche il piede di Lescano. Poi ci sono ancora delle proteste da parte della squadra scaligera sul fronte opposto, il tiro che viene bloccato a terra dal portiere del Pescara Plizzari, il tiro era stato scoccato da Danti, timide proteste da parte di Alfredson. E poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Daffara che colpisce la traversa, dunque si conferma piuttosto così in difficoltà il Pescara nel gioco aereo, lo aveva detto anche in settimana Zeman, è una questione genetica. Poi altre proteste da parte della Virtus per un presunto tocco con il braccio di Crescenzi, ma il braccio è aderente al corpo, proteste immotivate, ingiustificate, esulta anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Pescara batte Virtus Verona 3-1, Pescara che vola ai quarti ma non più da testa di serie. Sabato prossimo giocherà in casa.